Oggi più di ieri, questo 25 aprile, deve essere un momento che ci fa riflettere, soprattutto per quello che sta succedendo appunto in Ucraina. La liberazione deve essere non una liberazione simbolica, ma deve essere un segnale da trasmettere alle future generazioni per comprendere che la guerra non è assolutamente il modo migliore per pensare di riuscire a dipanare attriti e frizioni. In un mondo come quello in cui viviamo oggi, dove c'è una forte carestia, ci sono vari scenari di guerra su tutto il mondo, le istituzioni devono sedersi intorno a un tavolo e comprendere che bisogna necessariamente cercare momenti di pace, cercare momenti di sintesi, ragionare, far sì che il buonsenso prevalga su ogni altra cosa.